E mica possiamo vivere solo di Iron Maiden, giusto? Sigla! Amici di Metal.it, amiche di Metal.it, conoscenti di vista di Metal.it, bentornati alle nostre meravigliose tier list. È venerdì sera, io sono Sbramf, sono nella mia tavernetta e vi parlo di una nuova band che andiamo ad esplorare. E stavolta vi parlo di una band abbastanza di nicchia, ma fra un po' ci arriviamo. Prima di tutto, come al solito, mi preme ringraziare i nostri abbonati che ci danno una grande mano economica per sostenere tutto l'ecosistema Metalit. Se siete interessati, vi invito a cliccare sul tasto abbonati. Scoprirete che abbiamo due livelli di abbonamento, uno che si chiama Amaranth e uno che si chiama Iron Maiden. Pochissimi euro per voi, un grandissimo aiuto per noi, quindi vi invito ad abbonarvi. Se non volete abbonarvi, no problem, in versione gratis vi chiedo di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina e magari, se vi piace, mettere un bel pollicione in su anche a questo video, che male non gli fa. La band di cui parliamo oggi è una band veramente di nicchia, ma è una band che conoscono in tantissimi, soprattutto ovviamente nell'ambito del progressive metal, ma non solo, perché gli Shadow Gallery, citiamoli, sono una band veramente che ha lasciato il segno nella sua pur breve storia, ma ne parleremo andando avanti. Prima di cominciare in questa tier list, vi do già uno spoiler su quello che succederà dalla settimana prossima. Seguiteci infatti in tutta la puntata e arrivate fino alla fine, perché alla fine vi farò un grande, grande spoiler, perché sta per succedere qualcosa nelle tier list. Non vi preoccupate, non cambierà niente, ma ci sarà una sorta di rubrica nella rubrica. Ne parleremo a fine puntata. Per adesso immergiamoci nel mondo degli Shadow Gallery. Dunque, gli Shadow Gallery nascono ad Allentown, Pennsylvania, intorno al 1984. La band, che originariamente si chiamava Sorcerer, nasce intorno alla figura di Mike Baker, questo cantante molto carismatico che riesce ad assemblare una band con vecchi amici di scuola e altri conoscenti, tutti grandi, grandi musicisti, come Brent Allman alla chitarra, come Carl Candle James al basso, Chris Ingles al pianoforte, insomma una squadra veramente di grandi musicisti, sin da ragazzi, sin da giovani. I componenti dei Shadow Gallery sono veramente dei musicisti strepitosi, talmente strepitosi che, come vedremo nel corso della storia, ogni musicista dei Shadow Gallery farà un milione di partecipazioni ospitate, canterà e suonerà in un sacco di dischi di altre persone e viceversa, nei dischi degli Shadow Gallery verranno a cantare e a suonare tante persone. La caratteristica più peculiare però degli Shadow Gallery è quella che, per un motivo o per l'altro, li esamineremo, gli Shadow Gallery non sono mai andati in tournée, nonostante dischi di grande successo, di cui ci troveremo a parlare fra poco, per vari motivi che spiegheremo man mano che scorriamo la tier list. Non è mai successo che gli Shadow Gallery andassero in tournée, o meglio, è successo solo nel 2010, dopo la morte del povero Mike Baker. Sì, perché il cantante fondatore degli Shadow Gallery purtroppo morirà giovanissimo, a 45 anni, per un arresto cardiaco nel 2008. Ma prima di andare avanti, direi che è ora di aprire la nostra tier list. Ed eccoli qua! Allora, in discografia ufficiale trovate 6 album degli Shadow Gallery. 5 sono con Mike Baker, 1 dopo la sua morte. Nella discografia ufficiale fa anche parte un greatest hits che piazzeremo a un certo punto. Non ci sono live, perché appunto, strano ma vero, i Shadow Gallery non sono mai andati in tour. E quindi direi che possiamo cominciare con il primo omonimo album del 1992. Dunque, il primo album Shadow Gallery del 1992 esce per la Magna Carta Records, che è un'etichetta che negli anni 90 e primi anni 2000 è fortissima sul prog metal, talmente forte da mettere in piedi vari progetti come il tributo ai Rush, Working Man, poi tirar su band semi sconosciute come erano gli Shadow Gallery allora, insomma cercare di foraggiare la scena prog metal americana. Per la Magna Carta, peraltro, gli Shadow Gallery pubblicheranno quasi tutti i loro dischi, fino poi a cambiare etichetta intorno al 2005. Ne parleremo quando ci arriveremo. Parliamo per un attimo della copertina di questo Shadow Gallery, che vede questo specie di Prometeo, quest'uomo con le ali,
che poi è il personaggio di una delle canzoni dell'album. La cosa curiosa è che la formazione che compone i primi Shadow Gallery non presenta un batterista di ruolo. Viene infatti accreditato un certo Ben Timely alla batteria, ma altro non è che un nomignolo dato alle batterie programmate. Com'è il primo album degli Shadow Gallery? Sicuramente siamo nel territorio del prog metal, ma il prog metal degli Shadow Gallery è molto particolare ed è per questo che è rimasto così impresso nella mente di tantissimi. Perché il prog metal degli Shadow Gallery è molto melodico, molto easy listening, nonostante sia prog a tutti gli effetti, nonostante abbia i suoi cambi di tempo e le sue complicazioni, allo stesso tempo risulta molto facile da ascoltare, merito soprattutto di linee melodiche veramente funzionanti, veramente efficaci nel rendere la melodia della canzone con ritornelli che sono rimasti nelle orecchie di tutti. Il primo album è un album veramente molto buono, con un sacco di belle canzoni, a partire da The Dance of Fools, una Dark Town con una seconda parte strumentale da urlo. I ragazzi, come vi ho detto sin dall'inizio, sono veramente bravi a suonare. E poi Questions at End, riffosissima, con una gran prova alla voce. Potremmo spendere anche qui un secondo per parlare della voce di Mike Baker. Mike Baker non era sicuramente un ipertecnico, non era Geoff Tate, non era James LaBrie, non era Russell Allen, eccetera eccetera. Aveva una voce abbastanza nella media, mi viene da dire, ma molto particolare, con un timbro molto particolare e con un'attitudine soprattutto al modo di cantare che lo ha reso immediatamente riconoscibile. Anche il modo in cui gli Shadow Gallery usavano i cori, e li usavano moltissimo, era molto particolare. La derivazione era sicuramente Queen, ma era molto particolare per la ricerca di armonie molto strane. Spesso usavano il contrappunto, per esempio, cantando frasi della canzone che si incrociavano a metà strada, e altre cose come unisoni, parti ripetute, insomma veramente un uso molto intelligente anche dello strumento voce. Il primo album si conclude con due gran bei pezzi come Say Goodbye to the Morning e The Queen of the City of Ice, di 17 minuti, testo fantasy su questa regina della città del ghiaccio, tematiche fantasy molto molto care agli Shadow Gallery, che troveremo spesso nella loro discografia. Come inizio mi sento di metterlo in ottimo, perché è veramente un ottimo album. Se non lo aveste ascoltato, al netto della famosa batteria programmata, ma vi assicuro che suona molto bene. Pensate, se volete, alla batteria di Images and Words. Quella era triggerata, non era programmata, ma ecco, il suono della batteria di Shadow Gallery è molto migliore del suono della batteria di Mike Portnoy di Images and Words, per capirci. Nell'aprile del 1993 viene reclutato un altro gran musicista all'interno degli Shadow Gallery. Si tratta di Gary Verkamp, che è veramente un chitarrista, tastierista, polistrumentista pazzesco, che oltre agli Shadow Gallery suonerà con Mezzomondo, e finalmente il primo batterista umano, che è Kevin Sofra. Con questa nuova formazione a 6, che resterà quasi sempre una formazione a 6 fino alla fine della loro storia, gli Shadow Gallery scrivono e producono il loro secondo disco, Carved in Stone, 1995, sempre per Magna Carta Records. Questa formazione finalmente completa, sembra tutto a posto per andare in tour, ma anche questa volta non si va in tour. I motivi sono precedenti impegni personali, familiari e lavorativi dei vari singoli componenti della band, che, come vi ho detto, spesso erano coinvolti in altri progetti al di fuori degli Shadow Gallery. Le tematiche sono sempre fantasy, il suono è un po' più raw, un po' più asciutto dell'ottimo esordio, meno laccato, ecco, se vogliamo chiamarlo così. È molto strana la composizione di questo album, perché per ogni canzone c'è un interludio, quindi anche se le canzoni sono 13, in realtà le canzoni sono 7, perché c'è Cliffhanger, bellissima, beat temposa, iniziale, eccetera, poi un interludio, poi Crystalline Dream e così via. Vi cito l'ultima lunghissima, Ghost Ship, divisa a sua volta in 7 parti, con momenti molto prog, con momenti strumentali molto lunghi dove le parti cantate di Mike Baker diminuiscono per lasciare spazio alla grande, grande poliedrica capacità musicale di questa band. Il risultato però è un album che ha luci ed ombre, e che secondo me ha un po' troppe canzoni
che non prendono. Mi preme peraltro fare un'altra citazione di un'altra canzone che si chiama Alaska. È un lento, una canzone d'amore scritta apparentemente per una figlia più che per una donna amata. E questa cosa sembra messa lì apposta, ma messa lì apposta non è. E lo scopriremo fra poco con l'arrivo del terzo album. Ma per adesso fermiamoci al secondo. Card in Stone lo mettiamo in buono, ma è veramente un buono, buono più. Ed ecco che arriva il primo botto degli Shadow Gallery. Il primo botto degli Shadow Gallery si chiama Tyranny. Esce nel 1998, sempre per Magna Carta, ed è un concept album a tutti gli effetti. Un gran concept album a tutti gli effetti. Intanto un cambio alla batteria. Al posto del precedente Kevin Soffera entra John Evolo, che resterà il batterista degli Shadow Gallery fino alla fine. E poi il concept, la storia. La storia di questo protagonista che è uno scienziato che lavora delle medicine sperimentali, che si trova a suo malgrado coinvolto in un complotto contro una specie di nuovo ordine mondiale che vuole diffondere un'epidemia di vaiolo tramite delle armi chimiche. È la storia di questo nostro protagonista che cercherà disperatamente di creare una cura, un vaccino, che si innamorerà di una donna durante la storia, interpretata dalla cantante country Laura Yeager, con una voce bellissima peraltro, e che verrà appunto coinvolto in questo turbine di complotti, storia d'amore e un sacco di altre cose. Ve l'ho riassunto in breve, ma è veramente bellissimo da leggere nei testi, perché è un concept album che scivola via veramente alla grande. Dalla prima strumentale, Stiletto in the Sand, giù, tutte le canzoni, quasi tutte le canzoni sono segnate da un mese, perché la storia intera di Tyranny si svolge in un anno e finisce infatti il giorno di Natale, quando il nostro protagonista ha un ultimo bagliore di speranza e sembra riuscire a trovare una strada per combattere questo nuovo ordine mondiale. Ma tutto viene lasciato aperto, un finale aperto. Perché? Perché gli stessi Shadow Gallery già nella pubblicazione di Tyranny stavano masticando l'idea di continuare la storia in un altro disco. Ma ne parliamo più avanti. Musicalmente Tyranny è una collezione di perle, una più bella dell'altra. Da War for Sale alla bellissima Mystery, dalla dolce Hope for Us a una Broken, per quanto breve, straziante, da una I Believe, dove il nostro protagonista parla per l'ultima volta con il padre morente, che è interpretato niente po' di meno che da James LaBrie in persona, a canzoni più dure come New World Order, con una interpretazione stupenda di un altro ospite che è DC Cooper dei Royal Hunt, che fa una parte meravigliosa, teatralissima. E poi Chased, dove parte la caccia, dove insomma il nostro protagonista viene cacciato da questi cattivoni, giù fino a Ghost of a Chance, un pezzo veramente da tramandare ai posteri. Se non l'avete mai ascoltato, Tyranny è veramente l'album da cui cominciare per scoprire quanto sono belli gli Shadow Gallery. Stranamente però la band decide di non continuare immediatamente questo concept lasciato volutamente aperto. Non vi ho detto peraltro che il primo album è diviso in atto 1 e atto 2. Lasciato volutamente aperto, che peraltro non vi ho detto neanche, e sono due cose che non vi ho detto, che lo mettiamo subito in capolavoro, ma non se ne parla nemmeno. E invece di continuare la storia scrive un album completamente slegato, con canzoni assolutamente autonome, e che uscirà nel 2001 con il nome di Legacy. Ecco questa bella copertina con questo faro, questa specie di faro nel buio nella notte. Stessa formazione di Tyranny, ma l'album non continua appunto il concept precedente. Tutt'altro, anzi, è un album che ha un suono molto più morbido e molto meno incalzante di Tyranny, con canzoni anche molto lunghe, come Cliffhanger, divisa in due parti, come la lunghissima ultima canzone First Light, che dura 23 minuti e 20, dove dentro c'è anche una ghost track dietro la track. Un album più prog, sicuramente, di Tyranny, un po' più moscio, mi viene da dire, di Tyranny, dove le canzoni belle ci sono, come Destination Unknown,
come la seconda parte di Cliffhanger, come vari momenti di questa First Light Legacy che è un po' più metal con un intermezzo prog, però la produzione è un po' troppo leggera, l'album ha poca pacca e le canzoni rendono un po' poco. Nonostante sia scritto benissimo e suonato, ma non ve lo dico nemmeno, mi sa che avete capito, qui quello che manca è la produzione, che purtroppo rende i brani un po' fiaccotti, un po' poco d'impatto. Secondo me Legacy, che io metto in buono, con una produzione migliore sarebbe stato veramente un discone, perché le canzoni sono intricate, ma in modo bello, melodico, sempre prog, ma molto melodico e molto di facile ascolto, molto molto bello. Ma la cosa era dietro l'angolo: alla fine gli Shadow Gallery decidono di finire il concept e quindi nel 2005 esce Room 5. Per me già in capolavoro e addirittura meglio di Tyranny. Molti mi uccideranno per questo, vi lascio poi l'indirizzo di casa per venire a spararmi, lanciarmi pietre, sassi, frecce, cerbottane, quello che volete voi. Ma secondo me Room 5 è ancora più bello di Tyranny. Più bello perché è più prog metal, più suonato bene, più carico emotivamente. Emotivamente è una cosa veramente pazzesca. Vi racconto in breve come va a finire la storia. Il nostro protagonista e la donna che, di cui si era innamorato, finalmente decidono di sposarsi. Nel frattempo lui scopre che lei è una scienziata che sta lavorando a un vaccino per fermare questa bomba vaiolo che il nuovo ordine mondiale vuole sparare sul mondo, e che lei sta facendo esperimenti sul suo stesso sangue, visto che il suo sangue è immune a questo vaiolo. Alla fine i due hanno una figlia, la chiamano Alaska, vi ricorda niente? È una canzone di due album, tre album fa? La chiamano Alaska, ma al momento della nascita di Alaska la povera donna muore. Quindi il nostro protagonista passa da un attimo di gioia infinita alla disperazione più totale, perché ha perso la donna della sua vita. Stacco 7 anni dopo, la bambina cresce sana, la bambina ha il DNA della madre per metà, quindi anche lei è immune dal vaiolo, ma il padre tenta ovviamente a tutti i costi di proteggerla. Se non che una notte terribile la bambina viene rapita dal nuovo ordine mondiale e la vita del protagonista si distrugge in mille pezzi e ha come unico obiettivo quello di ritrovare sua figlia e mettere una fine a questa vita devastante che sta vivendo, continuamente cacciato, braccato, inseguito. Scoprirà di avere degli alleati, scoprirà che il governo ha messo in campo delle forze per aiutarlo, in particolare un arciere con cui stringerà un patto di collaborazione che lo aiuterà a mettersi al lavoro per finalmente decrittare il codice iniziato dalla moglie e completare la sequenza del vaccino contro questa bomba vaiolo che è la minaccia incombente. E per diffondere questo vaccino il nostro protagonista decide di mettere insieme una task force di 6 persone. Chi sono queste 6 persone? Colpo di scena, sono gli Shadow Gallery. Nella penultima canzone dell'album, infatti, la title track, Room 5, gli Shadow Gallery rompono la quarta parete e decidono di fare una canzone in cui loro sono gli alfieri di questa resistenza contro un nuovo ordine mondiale e invitano i loro ascoltatori a essere reclutati nella resistenza contro i cattivoni del nuovo ordine mondiale. Bellissima rottura della quarta parete, peraltro se nel booklet di Room 5 accanto al testo della canzone c'è il codice binario che in teoria apre il CD, sblocca il CD, la password per sbloccare il CD dove è contenuta la formula del vaccino. Quindi una cosa, un colpo di scena, uno Shyamalan twist verso la fine. L'ultima canzone è Rain, è una canzone in cui molto malinconicamente si conclude la storia. Il nostro protagonista cerca la figlia anche in Alaska, e in Alaska cercare Alaska, sembra una battuta ma invece è la verità, capisce che con la sua missione lui e tutti gli altri che lo hanno aiutato hanno salvato il mondo da quella grande minaccia, ma la sua vita è ancora a pezzi. Da quello che si capisce, alla fine si riunirà con la figlia, ma alla fine morirà. Si lascia intuire, e non è molto chiaro, ma sembra che una volta riunitosi con la figlia, lui morirà di vecchiaia, non si sa di che cosa.
un concept cervellotico per un disco bestiale, veramente un capolavoro del progressive metal assoluto, pieno di parti strumentali da perdere la testa, pieno di assoli da perdere la testa. Inutile finanche citarvi le canzoni perché qui è una cosa devastante, non lo so, vi cito solo il fatto che nella seconda canzone Comfort Me torna Laura Jäger a interpretare per l'ultima volta la moglie del nostro protagonista. Vi cito anche il fatto che nella canzone Torn James LaBrie è accreditato come uno degli scrittori, non canta nella canzone, ma ha contribuito a scriverla. Un altro colpo di scena di cui non vi avevo detto è che si scoprirà che la moglie non è morta di parto, ma è morta perché uccisa dal Mossad che la voleva prendere per prendere il suo sangue per sviluppare il famoso vaccino. Insomma, una storia intricatissima, ma talmente intricata. Tanto è raccontata benissimo, per cui la fruirete in maniera deliziosa, semplice con un filo di gas, per un disco che è veramente una bomba. Di Room 5 esce anche un'edizione limitata con 5 pezzi in più, che sono fondamentalmente un paio di demo, un medley dei Pink Floyd, insomma, roba non particolarmente di rilievo, ma con una traccia video che si chiama The Story of Room 5, dove si vede la band in studio mentre assembla sto mega capolavoro. Nel 2007 esce Prime Cuts, vi faccio vedere la copertina, Greatest Hits fondamentalmente con 9 pezzi già editi, 2 rieditati per l'occasione e una sola canzone nuova che si chiama Rule the World, che però era una demo di un pezzo di Carved in Stone che poi non fu inserito nell'album. Peraltro non vi avevo detto che Room 5 è uscito per Inside Out Records, quindi nel frattempo gli Shadow Gallery hanno cambiato compagnia discografica e invece questo Prime Cuts chiude il contratto con la Magna Carta. L'altra cosa che non vi avevo detto è che nel 2004 Mike Baker collabora con Aerion cantando la bellissima, famosissima Loser nell'album The Human Equation, una delle canzoni più di successo di Aerion. Aerion restituirà il favore perché sarà presente nella edizione speciale, in quel medley dei Pink Floyd, a suonare le chitarre in alcune parti del medley dei Pink Floyd. Ma la sorte bastarda e maledetta vuole che nel 2008, come vi dicevo, a soli 45 anni, Mike Baker si spenga per un attacco cardiaco. La band è comprensibilmente devastata, la fanbase è comprensibilmente devastata, non si sa se si andrà avanti oppure no. Ma alla fine del 2008 la band rilascia un statement in cui dichiara che la band ha intenzione di andare avanti lo stesso, proverà ad andare avanti lo stesso, onorando la memoria di Mike in tutto quello che farà di qui in avanti. Cosa farà di qui in avanti? Fondamentalmente prenderà un nuovo cantante che è Brian Ashland, semi sconosciuto dalla voce vagamente simile a quella di Mike Baker, un po' più nasale, un po' più aggressiva, e forse con un'estensione un po' maggiore di quella di Mike Baker, e alla fine pubblicare un album luttuoso sin dalla copertina che è Digital Ghosts. Eccolo qua. In realtà è un album veramente bello, con una produzione molto potente, Dream Theateriana anche nelle composizioni che sono intricatissime. Peraltro non vi ho detto un'altra cosa, che il pianista Chris Ingles lascia la band dopo Room 5, proprio perché sente che il suo ruolo è un po' sottovalutato. A Room 5 partecipa in fase di scrittura, ma non ci suona. Qui quindi la formazione è quella a 5, con i 5 rimasti. Digital Ghosts è un album molto malinconico, ma molto pesante, molto potente e molto Dream Theateriano, fatemelo dire un'altra volta. Le composizioni sono veramente complicate. With Honor, la prima canzone, è veramente bella. C'è un po' di Queen nei cori, mantengono un po' i classici stilemi degli Shadow Gallery. E poi Venom, dove il nuovo cantante tenta di fare il verso a Mike Baker, mossa un pochino così così, ma il pezzo è veramente bello. Pain, Gold Dust, bellissima, molto Dream Theater. Strong, con ospite Ralph Sheepers dei Primal Fear. Con una seconda parte molto prog, 7 canzoni, l'ultima Haunted, piano e voce, poi una seconda parte veloce. Anche questo uscirà in un'edizione speciale con 6 canzoni in più, ma sono una demo delle special edition. Un paio sono con Mike Baker ancora alla voce, sono vecchie track uscite per edizioni giapponesi e roba del genere.
Un album veramente bello, io lo metterei in ottimo addirittura. Sì, lo lascio in ottimo perché è veramente un bellissimo album. Se si fa la tara al fatto che non c'è più Mike Baker, è un album veramente complicato da scrivere, ma come al solito facilissimo da fruire per una band veramente sorprendente. Dopo il 2009, incredibile ma vero, finalmente i Shadow Gallery vanno in tour. O meglio, iniziano ad assemblare qualche data live qui e là, il Prog Power del 2011, poi fanno un mini tour europeo nel 2011, faranno qualche festival, qualche cruise, qualche crociera di queste fino intorno al 2013, poi di nuovo niente. Tutti i componenti della band sono impegnati su altri fronti, suonano con mille altri gruppi. Il Facebook ufficiale fino al 2016 riporta piccoli snippet di video di loro che compongono e che stanno lavorando a materiale nuovo e invece non è uscito più niente. Quindi a oggi l'ultimo album in studio è appunto Digital Ghosts del 2009. Bene amici, questo è tutto per una tier list molto breve perché la discografia è breve ma veramente di altissimo livello. Mai come in questo caso mi raccomando a chi non li conoscesse, anche a chi non ama espressamente il progressive metal, ma in particolare ai proggers, di andare a riscoprire una band veramente spaziale che ha avuto tanta sfiga. E che però merita veramente tanto perché è composta da musicisti incredibili e con un livello qualitativo medio veramente altissimo. Dunque siamo ai saluti finali, ma come vi avevo detto all'inizio del video, c'è una piccola sorpresa. Stiamo per entrare nei mesi estivi e le tier list non vanno in vacanza, anzi, il mese di luglio, infatti, delle tier list prenderà un sottotitolo e diventerà Vado a vivere da solo. Ossia, esamineremo la carriera solista di alcuni cantanti tra i più famosi della scena metal mondiale. Per il mese di agosto, invece, bolle in pentola un'altra mini rubrica, ma ne parleremo verso fine luglio. Quindi preparatevi ad un mese di carriere soliste di grandi, grandissimi cantanti. E come al solito, ci vediamo venerdì prossimo. Fate i bravi e che la gloria sia con tutti noi!